Ecco due rendering dei tanti interventi di rigenerazione urbana per i quartieri Soccorso e San Paolo presentati dal Comune di Prato a Pinqua, programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare per ottenere un contributo di 15 milioni di euro. Il primo riguarda un immobile industriale in via Rossini che diventerà sede di un centro civico e dell'archivio comunale, mentre il secondo, quello blu e bianco, è l'edificio di housing sociale co-working che sorgerà in via Verona al posto dell'ex Pugeli Legnami e che si affaccerà sul futuro parco lineare. Una volta che sarà interrato viale Leonardo da Vinci al Soccorso. Ma i progetti in campo sono molteplici e ieri il sindaco Bifoni e l'assessore all'urbanistica Valerio Barberis hanno effettuato un sopralluogo al primo intervento in programma, quello all'ex sede MPS tra via Roma e via Siena. Avrà al piano terra una destinazione, diciamo, commerciale, un piccolo pezzo commerciale e poi al piano terra tutta dotazione di spazi per le associazioni e enti del terzo settore. Su questo è stato fatto anche un bando per una manifestazione di interesse. Mentre l'edificio su via Siena verrà recuperato con destinazione a case popolari. Altre case popolari sono previste nell'immobile di via Zarini, accanto alla protezione civile e alle ex case minime vicino al campo dell'Ambrosiana. I pochi spazi pubblici che avevamo li abbiamo utilizzati, il resto li stiamo provando ad acquisire attraverso perequazioni o interventi espropriativi. Se riusciamo appunto a portare in fondo questi progetti, o quantomeno a farli partire, penso che davvero il Soccorso e tutta l'area, diciamo, di San Paolo e dintorni avrà una visuale.